Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza il rendiconto generale 2021 della Regione Umbria. Ce ne parla in questo servizio Davide Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 12 voti favorevoli della maggioranza e 8 contrari dell'opposizione il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2021. Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nel corso dell'anno, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato con la programmazione. Le entrate alla chiusura dell'esercizio 2021 ammontano a 2 miliardi 924 milioni di euro, di cui 2 miliardi 409 milioni riscosse. Le spese impegnate alla chiusura dell'esercizio sono di 2 miliardi 902 milioni di euro, di cui 2 miliardi 339 milioni pagate. Le somme rimaste da riscuotere quindi sono pari a 514 mila euro, quelle rimaste da pagare 562 mila euro. I residui attivi degli esercizi precedenti sono stabili a 1 miliardo 342 milioni di euro, così come quelli passivi a 1 miliardo 261 milioni. Il risultato di amministrazione è di 308 milioni di euro. Il fondo cassa al 31 dicembre è pari a 504 milioni. Il risultato economico chiude quindi in negativo di 11 milioni di euro, mentre lo stato patrimoniale è pari a 2 miliardi 729 milioni di euro. Nel corso della discussione che si è tenuta nell'aula di Palazzo Cesaroni, il relatore di maggioranza e presidente della prima commissione, Daniele Nicchi, ha sottolineato che gli interventi attuati sono conseguenza delle azioni intraprese per arginare la diffusione della pandemia da Covid e gli effetti economici ad essa connessi, per le quali la Regione è intervenuta per mitigare gli effetti e porre le basi per una crescita solida e costante. Nicchi ha ricordato che all'Umbria la pandemia è costata 1,8 miliardi di euro. Il governo non ha ancora coperto i costi sostenuti per il contrasto all'emergenza e i costi incrementali dell'energia, fattori secondo Nicchi che hanno contribuito a cambiare l'equilibrio dei conti di tutte le regioni, non solo dell'Umbria. Per l'assessore Paola Agabiti in questi 3 anni c'è stata un'oculata politica di contenimento della spesa e di rispetto degli equilibri di bilancio. Una coerente e sistematica riduzione del debito con ottimi risultati che hanno consentito di liberare risorse. Secondo l'assessore i risultati sono oggi evidenti grazie alla buona politica di gestione, allo sforzo di razionalizzazione, di implementazione e miglioramento dei servizi. Uno sforzo, ha ricordato Agabiti, che mira a rendere la regione un ente sano, efficiente, che sa gestire le risorse e trovare i mezzi necessari per far fronte e perseguire gli indirizzi politici a favore dei cittadini. Promozione e sviluppo della ciclomobilità urbana ed extraurbana e del cicloturismo in Umbria. Sì, unanime dell'aula di Palazzo Cesaroni a una mozione del consigliere della Lega Daniele Carissimi. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. L'Assemblea legislativa, con voto unanime dei 15 presenti, ha approvato una mozione promossa dal consigliere Daniele Carissimi della Lega concernente la promozione e lo sviluppo della ciclomobilità urbana ed extraurbana e del cicloturismo in Umbria. Con l'approvazione dell'atto, la Giunta regionale viene chiamata a proseguire nel suo impegno in favore dello sviluppo e della promozione della ciclomobilità e del cicloturismo in Umbria e di impegnarsi a individuare le priorità di intervento e le misure conseguenti per promuovere la ciclomobilità urbana ed extraurbana e il cicloturismo, intervenendo sia sull'accessibilità ciclabile delle destinazioni degli attrattori turistici che sull'efficienza e la sicurezza dei percorsi ciclabili. Le misure, come ha spiegato Carissimi nell'illustrazione dell'atto, dovranno concentrarsi anche sull'organizzazione dell'offerta cicloturistica, incentivando la realizzazione di strutture ricettive e di ristoro dedicate, come i bike hotel, e creando una smart card o formule di abbonamento integrato ai mezzi di trasporto regionale che permettano ai ciclisti di utilizzare treno, noleggio e trasporto pubblico.
a beneficio sia dei turisti che dei residenti che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto. Alla giunta regionale si chiede anche di adottare misure come l'introduzione del biglietto gratuito per la bicicletta sulle tratte ferroviarie regionali e l'erogazione di incentivi per attrezzare le stazioni dei treni e degli autobus con alcuni servizi per i ciclisti, quali ad esempio spazi controllati per il deposito delle biciclette, ciclo officina self-service e servizi di noleggio. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha anche approvato con i voti favorevoli della maggioranza la proposta di legge modifiche e integrazioni alla legge 14, norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Questa è la norma di legge. Un'iniziativa dei consiglieri Francesca Peppucci, gruppo misto, prima firmataria, e poi per la Lega Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Stefano Pastorelli, Valerio Mancini. I gruppi di minoranza invece su questo tema non hanno partecipato al voto in aula perché hanno spiegato, pur non essendo ostili a intervenire su questa tematica, ritenevano necessario un ulteriore passaggio in commissione, viste le contrarietà che sono state espresse dal Centro Pari Opportunità. La prima firmataria, Francesca Peppucci, ha spiegato che con questo atto vengono introdotte misure per contrastare la discriminazione multipla delle donne con disabilità, una doppia discriminazione, sia di genere che per quanto attiene alla disabilità. Le donne con disabilità, ha detto, subiscono discriminazioni maggiori anche rispetto agli uomini con disabilità, così come violenze fisiche e psicologiche. Sono discriminate anche per quanto riguarda la formazione e il lavoro. Spesso dopo la scuola non sono avviate a percorsi di formazione che possano garantire posizioni lavorative migliori. Per questi motivi si ritiene di aggiornare la legge regionale sulla parità di genere, che attualmente non cita nemmeno le donne con disabilità. Con 5 articoli aggiuntivi si prevede che la Regione riconosca adeguata tutela alle donne con disabilità quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, sostenendo azioni finalizzate a garantire loro una piena inclusione sociale. Promuova campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della parità di genere in riferimento alla discriminazione multipla delle donne disabili, assicurando la piena accessibilità dei servizi e presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l'offerta di informazioni in modo specifico e adeguato alla propria disabilità per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute con riguardo anche all'ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva, promuovendo nell'ambito delle misure regionali per i servizi per il lavoro azioni per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità. Per la minoranza, che non ha partecipato a questo voto in aula, Tommaso Bori del Partito Democratico ha detto: «Non c'è da parte nostra un atteggiamento ostativo nei confronti della legge, però abbiamo chiesto audizioni che sono state negate circa la contrarietà espressa dal Centro Pari Opportunità, che riteniamo significativa». Vincenzo Bianconi, gruppo misto, ha ricordato le contrarietà espresse dal CPO. Le modifiche di integrazione, anziché ampliare i diritti, vanno in senso opposto. Si ritiene che creino un arretramento culturale rispetto alla disabilità, trattandosi di modifiche lesive della dignità delle donne disabili, ridotte a pura etica. E ancora, la discriminazione multipla riguarda le condizioni di diverse donne, incluse le disabili. La proposta veicola un'idea sbagliata e stereotipata. Serve un percorso di maggior tutela. Conclusa la fase di audizioni della Commissione Speciale per le Riforme dell'Assemblea Legislativa sul tema della revisione dello Statuto della Regione Umbria. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia ha ospitato l'audizione sulla revisione dello Statuto della Regione Umbria indetta dalla Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Daniele Carissimi. Durante l'incontro sono state illustrate le tappe della revisione della Carta regionale ed evidenziati gli aspetti più rilevanti dell'azione di aggiornamento e innovazione intrapresa dalla Commissione. Sono state poi presentate le proposte di integrazione e le valutazioni sulle ipotesi di modifica della Carta regionale proposte da Confindustria, Centro Pari Opportunità, Comune di Perugia, Difensore Civico, Commissione di Garanzia Statutaria, CAL, Confcommercio e ANCI Umbria. La seduta di Perugia fa seguito agli incontri territoriali già svolti dalla Commissione a Spoleto, Castione del Lago, Todi, Foligno, Orvieto, Norcia, Città di Castello e Terni. Con essa si conclude il percorso partecipativo programmato dalla Commissione Statuto.
Primo passaggio in Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa del nuovo Piano Sanitario Regionale 2022-2026. Il servizio. L'assessore Luca Coletto e il direttore regionale della Sanità Massimo D'Angelo hanno illustrato il nuovo Piano Sanitario Regionale 2022-2026 ai membri della Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Eleonora Pace. Sono 6 le linee di intervento individuate come principi fondamentali del nuovo Piano Sanitario Regionale: la sfida Covid-19, integrazione, semplificazione, assicurazione, attenzione per il personale, sanità a misura del cittadino. Le principali novità riguardano la governance, con elementi di innovazione, Commissione regionale per gli investimenti in luogo della gestione separata delle aziende, il supporto del CREBA, il nuovo sistema di accreditamento istituzionale, l'assistenza territoriale con la riduzione del numero dei distretti da 12 a 4, l'istituzione delle case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, la presa in carico del malato cronico, il potenziamento delle cure palliative, la riconfigurazione della rete ospedaliera in aderenza ai parametri del decreto ministeriale 70, con la revisione dei servizi clinici generali e della rete dell'emergenza-urgenza, oltre alla realizzazione dell'elisoccorso regionale. Entro breve inizierà la fase di concertazione con le audizioni dei molteplici soggetti interessati. Oltre alla concertazione e alla possibile evoluzione del documento, si rende necessaria anche una modifica del testo unico in materia di sanità, trattandosi di un piano sanitario la cui valenza passa da triennale a quinquennale, al fine di adeguare i tempi di vigenza a quelli di realizzazione dei progetti del PNRR. L'assessore Coletto ha detto che si tratta di un piano su misura per l'Umbria, col parere favorevole del Ministero della Salute, approvato in giunta, redatto a partire dal cosiddetto libro bianco che fotografa la realtà dei servizi sanitari in Umbria. Obiettivo quello di ricollocare le risorse disponibili nella maniera più corretta, vicino ai territori, evitando o limitando le distanze per l'accesso ai servizi. Per l'opposizione, il consigliere Tommaso Bori, Partito Democratico, vicepresidente della terza commissione, ha sottolineato che questo è solo l'inizio di un lavoro. Con soli 4 distretti, ha osservato Bori, c'è il rischio che si impoverisca la capacità di cogliere e risolvere i problemi territoriali. Per quanto riguarda il personale sanitario, l'Umbria è sotto organico, sia come medici che come infermieri e tecnici, nonché medici di medicina generale. Un rischio quindi programmare servizi senza chi li tiene in piedi. La rete oncologica, ha ricordato Bori, a oggi non è attivata bene, il registro tumori è in sospeso. Servono servizi consultoriali e ginecologici anche per adolescenti, famiglie. Serve uno spazio specifico. La salute mentale in Umbria è un problema molto serio nel pubblico. Non c'è il supporto psicologico. Anche il consigliere di maggioranza Valerio Mancini della Lega, soprattutto per quanto riguarda la convenzione con l'Università degli Studi di Perugia, che, ha sottolineato Mancini, non è passata per la Commissione Sanità dell'Assemblea. Non vorrei trovarmi in difficoltà al momento di esprimere il mio voto in commissione, ha detto Mancini. Nella seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, sono tornate all'attenzione dei commissari componenti 2 analoghe proposte di legge promosse da Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, e Daniele Carissimi della Lega. Puntano all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili e quindi di gruppi di autoconsumo collettivo. Sulla materia è intervenuto anche l'assessore regionale all'ambiente, Roberto Morroni, il quale ha annunciato che anche la Giunta sta lavorando da mesi su questo tema, con l'obiettivo di predisporre un disegno di legge. In merito ha già dato vita a 3 tavoli di confronto con vari stakeholder, ANCI, enti locali e Fondazione Perugia. Con quest'ultima sarebbe stato sottoscritto un protocollo d'intesa. L'auspicio dell'assessore è quello di arrivare a una comparazione dei 3 testi legislativi, obiettivo sostanzialmente condiviso anche da parte dei proponenti De Luca e Carissimi. Sempre in seconda commissione è illustrato anche il disegno di legge che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e ne determina il canone, un atto con cui vengono introdotte modifiche significative nel settore, il perseguimento della massima sostenibilità ambientale e, attraverso la rimodulazione dei canoni, la garanzia di maggiori introiti a beneficio dei territori.
Quale sarà il destino dei laboratori di analisi alla luce del piano di razionalizzazione approvato recentemente dalla Giunta regionale e in virtù dei conseguenti tagli alla spesa sanitaria? È questo che chiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli, Partito Democratico, con una interrogazione alla Giunta, avente l'obiettivo di rendere immediatamente espliciti e pubblici i contenuti del modello di attuazione della riorganizzazione dei laboratori prevista ai sensi della delibera di Giunta 510, la cui elaborazione è stata demandata ai direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie. Il capogruppo della Lega Umbria, Stefano Pastorelli, annuncia una mozione avente per oggetto la semplificazione normativa sull'installazione di impianti fotovoltaici e l'approvazione di una legge regionale condivisa in grado di accelerare la transizione energetica della regione. Date le criticità connesse all'introduzione del regolamento regionale 4 in materia di aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, la crisi energetica che ci troviamo ad affrontare, ha detto Pastorelli, ci spinge a intraprendere scelte coraggiose nella direzione delle rinnovabili e della transizione ecologica. Serve fare un passo in più rispetto a quanto elaborato finora dalla Regione Umbria a tutela delle famiglie e delle imprese. I consiglieri regionali del Partito Democratico Simona Meloni, capogruppo del PD, e Tommaso Bori, vicepresidente della Commissione Sanità, annunciano un'interrogazione con la quale chiedono alla Giunta un aggiornamento circa la procreazione medicalmente assistita e test prenatali non invasivi per conoscere se tutto quanto è stato previsto dalla proposta di risoluzione approvata in Assemblea sia stato effettivamente attuato. Se non è stato ancora attuato, conoscere i tempi entro i quali sarà data esecuzione agli impegni presi, visti anche i positivi risultati ottenuti in altre regioni. La proposta approvata impegna la Giunta a valutare di elevare il limite di età attualmente previsto per la somministrazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo garantite dal Servizio Sanitario, a prevedere l'utilizzo dei test diagnostici prenatali non invasivi con il sistema della compartecipazione alle spese, implementare e potenziare i servizi e le strutture del centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Perugia, ospedale di Pantalla, infine a istituire un tavolo tecnico di lavoro tra la stessa giunta regionale, il centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Perugia e l'università, al fine di garantire un adeguato coordinamento. La consigliera regionale Donatella Porsi, gruppo misto, interroga la giunta regionale per sapere se è volontà dell'esecutivo procedere al rinnovo o alla proroga del progetto PETRA, percorsi trattamentali alternativi, finanziato dalla Cassa delle Ammende e Ministero della Giustizia. Nel luglio 2018, ricorda Porsi, è stato stipulato un accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa a interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e nell'aprile 2020 la Regione ha approvato e finanziato il progetto PETRA. I consiglieri della Lega Umbria, Valerio Mancini ed Emanuela Puletti, interrogano la Giunta regionale per verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dello status di valico montano ai fini dell'attività venatoria per i passi di Piano Peloni, provincia di Terni, e Villa Cornia, in provincia di Perugia. Mancini e Puletti chiedono all'assessore regionale Roberto Morroni di avviare un'attenta analisi riguardo la reale consistenza delle caratteristiche fisiche del territorio dei due valichi montani in questione. Per valico montano, spiegano, si intende un collegamento tra due località o valli o bacini idrografici attraverso una catena montuosa che può essere attraversato da un sentiero, una strada o una ferrovia. Secondo le normative vigenti, nel raggio di 1000 metri dal valico montano è vietata l'attività venatoria al fine di preservare il passaggio delle rotte migratorie. Tuttavia, i valichi di Piano, Pelloni e Villa Cornia insistono in aree non ricadenti all'interno della dorsale appenninica che attraversa l'Umbria nella parte orientale del territorio regionale. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube.
Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.